È firmata Francesco Ferrari la 41esima edizione della Pustertaler Ski Marathon, la gran fondo di maggior tradizione in Alto Adige, disputata sui 60 km rigorosamente in tecnica classica, con partenza da Braies, transitando per Villa Bassa, Dobbiaco, Landro, qui il giro di boa con splendida vista sulle tre cime di Lavaredo, San Candido e arrivo a Sesto. Partecipanti oltre 400 concorrenti in rappresentanza di ben 15 nazioni. L'emiliano di Frassinoro, classe 1994, si è dunque imposto in volata precedendo lo sprint. Evgeny Dementev, il fondista russo che alle Olimpiadi di Torino vinse l'oro nello skiathlon e l'argento nella 50 km, che difende i colori del Team Futura come il terzo classificato, il trentino Di Masi di Cavalese, Simone Bosin. I tre hanno caratterizzato la gara a partire dal 40° chilometro, quando se ne sono andati insieme a Riccardo Micca. Rimasti in tre, si sono giocati la vittoria allo sprint con Ferrari a prevalere. Con distacchi vari seguono in classifica Riccardo Mick del Team Futura, Nicolas e Thomas Bormolini del Robinson Ski Team, Jacopo Giardina, Mattias Kuhn, Attias De Francesco, Francesco Fuccaro e Marco Crestani. La gara femminile, caratterizzata da diverse squalifiche, molte delle quali anche in ambito maschile, in base ad una normativa della FIS relativa alla lunghezza dei bastoncini, ha visto il successo della tedesca Franziska Müller, già vincitrice nel 2016 e seconda lo scorso anno. La vincitrice ha chiuso la sua prova precedendo Anna Tasin, quindi Romina Pinamonti, Caterina Zanoner, Chiara Ladini e Paola Leonardi. La competizione pusterese era anche il primo atto del Gran Fondo Master Tour, il circuito riservato agli appassionati degli sci stretti che racchiude alcune delle più importanti competizioni in Italia e all'estero. Vittorie di categoria per Elena Bertoni del Sciatori Brentonico nella D1 e per Anna Tasin del Made 2 Wind nella D2. Fra i maschi, nella U1 trionfa Francesco Ferrati, nella U2 Gianni Zorzi, nella U3 Marco Crestani e nella U4 Silvano Berlanda del Team Futura. Infine, nella U5 Donato Casagrande. È stata una bella gara, ci tenevo moltissimo, ho avuto un po' paura sul finale perché mi sono un po' staccato, poi nel tratto di piano sono riuscito a rientrare e quando sono rientrato ho detto oggi faccio bene, infatti siamo arrivati in fondo e mi sentivo bene, ce l'ho fatta. Sì, sono molto contento, diciamo che tenevo moltissimo al mese di gennaio perché col mio allenatore l'ho preparato e ce l'ho fatta e ora spero ancora di continuare a far bene. La gara all'inizio è stata naturalmente molto dura e ho dovuto fin da subito cercare il gruppo giusto per il mio passo che mi desse sicurezza nella prima metà della gara. Poi però una volta trovato non sono riuscita a stare assieme a quel gruppo e l'ho perso e sono purtroppo rimasta praticamente da sola per tutta la seconda parte di gara. Però sono molto soddisfatta perché per me era la prima volta di un percorso di 60 km e credo sia andata molto bene visto il risultato.